Amici sportivi tifosi della Juve Stabia, un buon pomeriggio da Ciro Novellino. Lo vedete, alle mie spalle c'è, come sempre, lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, la nostra casa, quella ovviamente che ci consente di esultare, di giocare con i nostri calciatori, di partecipare al campionato di Serie B, di essere ovviamente orgogliosi dei nostri colori. Voi giustamente vi chiederete: come mai questa diretta? Beh, perché oggi avremo in collegamento con noi mister Fabio Caserta. Lo stiamo appunto attendendo, è pronto mister Fabio Caserta tra pochissimo a mettersi in contatto con noi, proprio perché avremo una chiacchierata, faremo una chiacchierata con lui su quelli che sono i temi di questo momento, ovviamente il lockdown che sta ancora continuando. Parleremo di quello che ovviamente sarà anche l'inizio dell'eventuale stagione. Di sicuro vi daremo appunto qualche novità, sentiremo, come detto, dalla viva voce di mister Fabio Caserta anche come stanno vivendo questo periodo i nostri calciatori. È un momento particolare, un momento ovviamente di difficoltà, è un momento nel quale tutti dobbiamo darci forza, tutti dobbiamo continuare a perché ovviamente la vita deve proseguire, dobbiamo salvaguardare la nostra vita, dobbiamo salvaguardare quello che è il momento particolare e ovviamente la nostra salute. Di conseguenza bisogna, intanto io cerco nel frattempo, mentre parlo con voi, cerco di mettermi io in contatto con mister Fabio Caserta, che ha un po' di difficoltà nell'accedere, mi diceva, alla diretta, quindi restate lì perché a breve ovviamente avremo mister Fabio Caserta, come vi ho detto, mister Fabio Caserta che sta cercando di entrare, dovrei forse essere riuscito, vediamo se riesco a raggiungerlo alla nostra diretta. Parleremo con lui, come detto, di tutto quello che c'è da sapere. Io sto cercando di mettermi in collegamento con il mister. All'inizio è un po' complicato anche per noi, visto che eccolo qui. Dovrebbe essere tutto pronto, dovrebbe esserci a proprio tra pochi istanti l'ingresso in diretta del nostro mister. Mister Fabio Caserta, attendiamo ovviamente il tutto, eccolo qua. Ciao mister, come ciao, stai innanzitutto? Ciao a tutti, bene, richiuso in casa. Mister, per forza, guarda cosa ti faccio vedere alle mie spalle, lo riconosci? Mi vuoi fare soffrire così. Mister, io me lo guardo tutti i giorni e ovviamente mancate a me, ma come mancate ovviamente a tutti i nostri tifosi, perché manca il calcio giocato, perché manca ovviamente vedervi allenare, manca vedervi soprattutto giocare ed esultare a quelli che sono i nostri gol. Mister, è un momento particolare, ovviamente noi lo stiamo vivendo tutti quanti insieme, anche se in isolamento. Il lockdown continuerà fino al giorno 3, dal giorno 4 dovrebbe esserci qualche leggero cambiamento, poi chissà che cosa accadrà. Attendiamo ovviamente anche il decreto che verrà emesso probabilmente tra il 27 e il 29 da Conte, e poi si capirà qualcosa in più anche per quanto riguarda il nostro inizio. Ne parleremo ovviamente in questa diretta. Ma sì, stiamo aspettando vedere il decreto, il nuovo decreto, cosa ci dirà, soprattutto se c'è la possibilità di riniziare o aspettare ancora. Purtroppo è una situazione molto brutta, molto delicata, che si fa veramente fatica a riuscire a vedere anche il lato, a vedere positivo, a cercare di vedere un futuro roseo. Sinceramente si fa fatica, però noi speriamo tutti di poter ritornare alla vita normale. Anche perché ovviamente tornare alla vita normale è la cosa più importante, ma nella vita normale c'è anche calcare questo stadio qui alle nostre spalle e quindi tornare a quella che è la vita di tutti i giorni per te ovviamente e tutti i ragazzi, così come anche per noi che lavoriamo al vostro fianco, sarebbe tornare a fare ciò che più ci piace nella vita.
Sì, tornare alla vita normale significa anche questo, significa tornare a fare quello che abbiamo fatto sempre, sa fare, ma cercare di far ritornare il sorriso magari ai nostri tifosi. Ritornare alla vita normale significa tanto, significa quello che ho appena detto. Noi ce lo auguriamo un po' tutti, perché stare lontano dalle cose che ami, dalle cose importanti, perché il lavoro, oltre al di là, la salute viene prima di tutto. Però dobbiamo guardare in faccia la realtà, è una realtà triste, molto triste, perché noi giustamente parliamo del lavoro, però c'è tanta gente che soffre, Certo. quindi non è facile, non è facile. Ti dico, la viviamo, credo tutti, sicuramente tutti la viviamo in modo con tanta sofferenza. Mister, una sofferenza che ovviamente soprattutto ci colpisce anche per le tante vittime che ci sono. Tra l'altro, negli ultimi giorni abbiamo appunto scoperto di un altro infermiere del nostro ospedale San Leonardo che è stato colpito da questo cattivo, da questo bastardo, chiamiamolo così, mi scuserai per il termine forte. Come società, il presidente Langella in quella circostanza ha regalato alla persona in questione un abbonamento per il prossimo anno, con la speranza ovviamente di rivederci tutti. Però ecco, un pensiero, mister, da parte tua va sicuramente alle tante vittime che in un certo qual modo colpiscono poco noi qui nella zona Campania, ma che in tutta Italia ovviamente sono tantissime. Un pensiero va sicuramente a loro. Sì, noi innanzitutto non dobbiamo fare la distinzione che fa qualche Certo, scemo, esattamente. che fa, purtroppo fa e dice delle cattiverie. In questo momento non c'è nord, sud, centro, siamo tutti in difficoltà. Noi magari siamo stati, tra virgolette, forse più bravi o più fortunati, che magari siamo riusciti a rispettare un po' più le regole, un po' di più le regole, però magari perché sapevamo già a cosa andavamo incontro, e quindi solo da questo punto di vista. Però noi dobbiamo stare vicini, purtroppo, a verso i propri cari, alla gente, alle persone che hanno perso la vita con questo brutto, bruttissimo bastardo, come dici tu. E purtroppo noi dobbiamo pensare tutti che dobbiamo essere tutti uniti, essere una grande famiglia, ma tutta l'Italia, tutto il resto del mondo, ma noi in questione l'Italia non dobbiamo fare distinzione nord-sud, perché questo facciamo fare a quegli stupidi che purtroppo ce ne sono tanti. Noi facciamo parte tutti della stessa famiglia, che abbiamo tutti lo stesso problema. Per quello, mister, che è consentito fare, ovviamente restando tutti quanti a casa, ovviamente proseguono in un certo qual modo un po' i lavori, ripeto, per quello che è consentito, per consentito fare. Segui i ragazzi tutti i giorni, si lavora da casa, ti senti un po' psicologo. Come fai, mister, a stimolare, a tenere alta la concentrazione, a caricare i ragazzi o quantomeno a tenere alta, come detto, la concentrazione stessa? No, guarda, io ho la fortuna di avere i due prof, Raffaele Lavenna e Roberto, che sono veramente dei ragazzi, due ragazzi. In questo caso sono loro che stanno facendo un protocollo, perché è un po' più una cosa relativa. Quando non puoi fare situazioni da campo, io posso fare ben poco. I prof mi mandano, tutte e due mi mandano il lavoro svolto giornaliero. E ti dico che ho trovato da parte dei ragazzi una disponibilità nel fare, perché non, sai, non è facile stare a casa, non sapere soprattutto se si inizia, quando si inizia, fare un programma che ti viene dato, ma lo fanno con tanta, tanta voglia, con tanta intensità. Ma tutti i ragazzi, tutta la squadra, approfitto anche per ringraziarli, anche se io non li sento, perché poi non ci siamo sentiti. Ogni tanto mi sento con qualche ragazzo, ma è solo i due prof che stanno facendo tutto lo staff, ma in particolare loro che stanno tenendo su i ragazzi con del lavoro specifico, anche chi ha la possibilità di fare magari qualche lavoro extra, la possibilità a casa
di poter avere uno spazio anche all'esterno, di poter fare un po' di corsetti, ma gli altri stanno facendo un grande lavoro e di questo ne devo veramente li devo ringraziare perché si dimostrano e si sono dimostrati ancora una volta dei grandi professionisti e che non vedono l'ora di ritornare in campo e ritornare, come ho detto prima, a fare la vita normale, perché questo manca tantissimo anche a loro. Esattamente, ecco, tornare a fare la vita normale, tornare ad allenarsi, si diceva, mister, in precedenza o quantomeno fino a pochi giorni fa, che la ripresa, intanto non so se il mister mi sente, ci sono problemi per quanto riguarda, ecco, Sì, mi senti, ti mister? sento. Ti rivedo nuovamente, perfetto. Dicevo, Sì, tornare sì. alla vita normale, tornare al campo, tornare ad allenarsi, fino a pochi giorni fa si pensava ovviamente ad una ripresa al termine del lockdown o quantomeno all'inizio della libertà e quindi al 4 di maggio. Da quanto si apprende nelle ultime ore, beh, dovrebbe slittare il tutto di altri 15 giorni, addirittura se ne parla dopo il 18, con almeno per la Serie A un inizio del campionato il 13 di giugno. Ecco, noi non sappiamo se per la Serie B è lo stesso, che cosa accadrà, però ti chiedo la tua su quel protocollo, perché si è parlato tanto del protocollo da rispettare e si hanno difficoltà nel rispettarlo per quanto concerne la Serie A, ovviamente per la Serie B e poi anche per la Serie C, e scendendo appunto alle categorie inferiori, di sicuro è ancora più complicato. Sì, un protocollo ancora vero e proprio, perché neanche loro sanno come fare e cosa fare, perché mi metto anche nei loro panni, non è facile prendere una scelta così difficile, perché non sai ancora, abbiamo tanti casi in tutta Italia, non sai anche le misure che vogliono attuare, non è che sono facili, facilissime, anzi, sono molto difficili per tutte le società, già in Serie A dove tante società hanno i centri sportivi. In Serie B è difficilissimo. Io penso al nostro, tra virgolette, di problema. Come fai? Cioè, non è una cosa così facile ritornare, come ritornare, e poi dobbiamo Certo. anche metterci in testa che non sarà tutto come prima, soprattutto i primi mesi, i primi periodi, perché finché non verrà fuori un vaccino, noi dobbiamo convivere, perché non dobbiamo pensare che tra un mese o tra 2 mesi è tutto finito, non ci saranno più contagi. È tutto passato, perché secondo me non sarà così. Finché non ci sarà un vaccino, finché non ci sarà. E quindi devo aspettare e vedere piano piano come iniziare. Se ci sono le condizioni per iniziare, perché ripeto, non è così facile iniziare con i protocolli che vogliono attuare. Abbiamo riperso nuovamente il mister per un attimo, ovviamente sempre. Eccolo qui. Sì, esattamente, mister. Come Sì, dicevi, non so se non mai è facile. sentito. Sì. Abbiamo sentito fino a 3 secondi fa, in pratica. Quindi non è facile, stavamo dicendo, non è facile ovviamente da adottare questo protocollo, giustamente proprio anche per. Ma proprio. Logisticamente si parla anche per esempio di spogliatoi separati, divisi. Io provavo in questi giorni, ovviamente guardando da qui, ovviamente il nostro stadio, pensavo a quello che è il numero dei nostri spogliatoi. E poiché si dice che bisognerebbe spogliarsi 3 alla volta per poi sanificare, poi eventualmente farli tornare a spogliare altri 3, fare un allenamento soltanto poche persone, pochi calciatori alla volta, ecco, io mi chiedo, mister, ma come si fa a livello logistico fare un qualcosa del genere, soprattutto un allenamento durerebbe 5-6 ore al giorno? Allora, io mi sono fatto un'idea di come dovremmo fare, almeno. Io penso che la squadra innanzitutto deve stare in ritiro isolata per un mese e mezzo, 2 mesi, dall'inizio fino a fine campionato, perché non possiamo pensare di arrivare al campo, fare allenamento e ognuno va a casa. A casa poi ognuno ha famiglia, o andare in giro, cioè dove Certo. vai? Non può avere contatti. Quando torni, devi fare il tampone, dovresti, almeno come dicono loro, devi fare il tampone. Ma io mi faccio una domanda, ma come fai a fare il tampone a una rosa di 40-50 persone ogni 3 giorni? Cioè, ragazzi, ma la gente muore perché e non ha neanche la possibilità di fare il Esattamente. tampone. Quindi
se ci stanno i presupposti, allora uno deve iniziare, ma iniziare con la massima sicurezza. Poi che fai? Vai in ritiro, c'è anche i costi di una società, secondo me, ma non della USW in generale. Stai in ritiro per 2 mesi, 50 persone, devi prendere un albergo dove devi rimanere solo tu. Cioè, in questo albergo deve rimanere la Esattamente. squadra e 3 addetti per farti da mangiare, per farti le pulizie in camera. Poi queste persone che faranno? Andranno a casa o devono rimanere lì per 2 mesi insieme alla squadra? Cioè, quindi, come ti sposti? Ti sposti col pullman? Devi avere una persona col pullman che ti... Cioè, è molto complicato. Esattamente. Si può pure Esattamente, esattamente, una fare. situazione Si può pure troppo fare. È difficile molto da complicato, si affrontare. può fare. Quindi bisogna veramente avere le idee chiare e come ripartire, perché sarà difficile anche per le squadre in Serie A, al di là che hanno il centro sportivo. Poi fa uno sport. I primi giorni, Ciro, possiamo fare degli allenamenti individuali, fai 4-5, il campo è grandissimo, fai lavoro fisico, va bene, ma dopo si gioca con la palla. Come fai? Esattamente. Ma poi il calcio è un gioco fisico, tu me lo Sì. insegni, sono contrasti, sono contatti, non si può evitare, lo puoi evitare inizialmente mentre ti riprendi in quella quindicina di giorni dove magari hai bisogno di riprendere fiato, di rimettere forza nelle gambe, ma poi il calcio è palla, il calcio è contrasto, il calcio è contatto fisico, non puoi evitare quello, altrimenti non è più calcio, è tennis, è altra cosa. Ciro, ma io credo che sinceramente ci sia un grosso problema anche per il prossimo anno, perché ti ripeto, non è un Esattamente. virus che a luglio andrà via. Cioè tu arriverà a settembre, ottobre, che avrai gli stessi problemi. Io mi auguro molto, molto di meno. Però quindi bisogna convivere. È normale pure che non può aspettare che tutto finisce per far ripartire le industrie, far ripartire l'economia, perché altrimenti la nazione muore. Però Certo. bisogna con cautela ripartire e il calcio, secondo me, deve ripartire per ultimo, perché devono partire prima altre industrie, altre attività, le attività commerciali, perché noi non guardiamo solo il calcio. Il calcio deve, a mio avviso, deve partire perché lo può fare un po' più in là. Ma ci stanno le condizioni. E Esatto. quali saranno? Ci sei, Ciro? Certo. Sì, ci sono, ci sento. Quindi non è una situazione facile. Sì, non lo è. Tra l'altro, poi, mister, io sto leggendo anche le domande che arrivano da tanti tifosi, e c'è un tifoso, Albo Art, se non vado errato si chiama, che fa una considerazione abbastanza precisa, perché giustamente dice: ecco, mettiamo che il campionato riparte, che quindi la possibilità di poterci allenare c'è, bisognerà fare una sorta di nuova preparazione, che possa essere di 15-20 giorni, ma una nuova preparazione. Ecco, lui chiede: ma poi finisce questo campionato, che sia magari la metà di luglio, la fine di luglio, ma poi ci sarà una nuova preparazione? No, secondo me no. Secondo me, se inizia questo campionato e abbiamo la fortuna di iniziare e finire il campionato, a mio avviso non ci sarà modo per fare un'altra, ma non vedo neanche il motivo per fare un'altra preparazione. Perché se tutto va bene, finirà luglio, agosto. Ti può fermare Sì, una esatto. settimana, 10 giorni, poi deve ripartire. Quindi non vedo il motivo. Il Ma problema principale. non c'è mister poi l'accavallamento, perché si dice che la Serie A, per esempio, visto che si parla spesso della Serie A, tralasciando la Serie B e la Serie C, almeno così stanno facendo i grandi del calcio in questo momento, beh, loro sostengono che il campionato, cominciando il 13 di giugno, possa finire il 3 di agosto, per poi dare vita alle competizioni europee. Poi in quel caso ci sarebbe troppo accavallamento. Un bel casino, cioè soprattutto Appunto. ci sono le coppe dove Esatto. capisco che le grosse società hanno interessi grandissimi e quindi non è facile. Noi pensiamo al nostro campionato di Serie B che Ovvio. mancano 10 partite,
però gli interessi secondo me sono molto più alti. Valutazione, ci sarà un accavallamento sicuramente. Sì. Ogni tanto perdo il mister, però vedo che poi si riprende e mi sente. Quindi, mister, Sì, ti sento, andando sento. avanti, sì, andando avanti in quelle che sono le considerazioni, beh, va detto che di sicuro l'accavallamento, appunto, ci sarà sicuramente, a mio avviso, come giustamente dicevi tu. Proprio perché è una questione di tempistiche. Se ci si allena dopo il 18 e si comincia a giocare da dopo il 10 di giugno in poi, beh, bisogna comunque accorciare. Comunque, le linee guida da parte della UEFA sono quelle di concludere i campionati entro il 3 di agosto. Beh, vuol dire che per forza, con l'inizio delle competizioni europee, dando anche i classici 21 giorni che si dovrebbero dare di riposo ai calciatori e ovviamente agli staff tra una preparazione e quell'altra, comunque una stagione e l'inizio dell'altra, beh, comunque ci ritroviamo che da lì non scappiamo, cioè i tempi sono quelli lì, Sì, ma non Ciro, scappano. ma il problema non sono mica 21 giorni di riposo. Beh, Io penso ovvio, che ovvio, calciatori, tutti noi ci siamo riposati ovvio. abbastanza. Beh, Quindi se certo. finisce un campionato e ti danno una settimana, 10 giorni, inizia la prossima e la stagione successiva, secondo me non è questo il problema. Secondo me le soluzioni e la cosa principale non è tanto il campionato successivo, è finire questo. Se tu finisci questa, ma io ti metto Sì. nella peggiore delle ipotesi, che questo lo finisci a fine agosto, tu hai una settimana di tempo per togliere, è una mia considerazione, per togliere, Certo. perché poi l'anno successivo ci saranno tante partite, tanti infrasettimanali, Ciro, togli la Coppa Italia di mezzo e Esatto. eviti qualcosa, perché penso che sia più importante fare un campionato, Ovvio. la Coppa Italia, se per un anno non la fai. Non succede niente, quindi non è tanto il prossimo anno, è un mio modesto parere. Sì, È il problema certo. principale è finire quest'anno per dare dei Esattamente. verdetti, per dare delle conclusioni dei campionati, per dare dei vince, chi vince, chi perde, perché altrimenti se non si finisce questo campionato ci sarà un casino totale, perché tante Infatti. società che faranno ricorso, anche se non so a chi faranno il ricorso, perché è una cosa mai vista quella che è successa. Però Esatto, mettiti sì. nei panni di tante società che vogliono, chi si deve salvare, chi deve andare su, chi vuole fare i playoff, chi vuole fare una cosa e vuole fare un'altra, e allora capisci che ognuno ha un interesse personale. Ovvio, Però certo. dico, Sì, ma la soluzione migliore sarebbe iniziare e finire questo campionato. Per me il problema del campionato successivo non c'è. Io non me lo pongo neanche, anche se inizi il prossimo anno a fine settembre. Io te la metto proprio come peggiore delle ipotesi. Fine sì. settembre ce la fai e il discorso dei contratti scadenza a luglio sono strozzate perché fanno una proroga e vai. Il 15-20 giorni non lo farai per un mese e mezzo. Mi senti? Sì, adesso sì, ti avevo perso. Hai sentito cosa ho detto del discorso il prossimo anno? Sì, ho sentito anche arrivando appunto fino alla fine di settembre, il problema non ci sarebbe, in quanto il problema, come giustamente evidenziavi tu, è quello di finire questo campionato proprio per dare Certo. dei verdetti precisi, dei verdetti che poi sono quelli che fanno vivere il calcio, perché chiudere una stagione senza dare un verdetto, senza in un certo senso avere una promozione piuttosto che una retrocessione, piuttosto che appunto un obiettivo prefissato, anche perché è vero che il calcio è legato, mister, tanto agli introiti e lo sappiamo, però il responso del campo è sicuramente più giusto di un responso dato su uno stroncamento di una stagione in questo momento. Cioè, io sono sempre, ed è come giustamente dicevi tu, è un parere personale. Cioè, io sono sempre per poter finire la stagione anche fra 2, 3, 4, 5 mesi, ma finire questa stagione prima di pensare al resto. Io credo che sia la soluzione, tra virgolette, migliore. Noi nella situazione in cui ci Sì. troviamo sarebbe bello dire vabbè, è finito e ci siamo salvati.
Però Beh, certo. i verdetti quali saranno? Andranno le prime Esattamente. due in Serie A, retrocedono le ultime due, chi viene su sarà un casino totale. Sarà un casino totale. Quindi, Esattamente. se finisce il campionato e finisce anche a fine settembre, ci saranno tanto. Non ci stanno società favorite, perché alla fine siamo tutti con lo stesso problema. Abbiamo tutti lo stesso problema della preparazione, perché è una novità per tutti. Non sapere che tipo di preparazione fare per 10 giornate, perché non sarà Certo. come luglio. Quindi, ognuno di noi non c'è quell'esperto che già ci è passato da questa situazione, che sa l'evolversi e come fare. Quindi sarà un problema, tra virgolette, per tutti. Poi ci sarà il responso del campo, dirà: questa è retrocessa, questa è andata su. Allora, dal prossimo anno si inizia un campionato con i verdetti dati sul campo. Quindi Esattamente. capisco anche che l'UEFA, la Lega, vogliono finire a tutti i costi questo, perché si evitano tanti tipi di problemi. Quindi, ti ripeto, per me il campionato successivo non è un problema, anche se inizia a fine settembre. Tanto i tempi, tutte le società avranno dei problemi, che si faranno le partite ogni 3 giorni. Eviti, Esattamente. togli la Coppa Italia, in esempio, togli la Coppa Italia e hai trovato una soluzione. Se devono fare più infrasettimanali, vorrà dire che le società dovranno mettere qualche giocatore in più, ma non lo so, magari Sì. faranno le 5 sostituzioni invece di 3 sostituzioni. Cioè, la soluzione per me la si può trovare per il prossimo anno. La soluzione non Certo. si trova quest'anno, se non inizi. E quindi Esattamente. faranno di tutto per farlo iniziare. Io non so in Serie C come faranno. Cioè, è già un problema per noi in Serie B, che abbiamo qualcuno che ha il centro sportivo, ma noi non ce l'abbiamo. Cosa facciamo? Andiamo in ritiro per 2 mesi? Stiamo a Castellammare? Dobbiamo lavorare e poi andare in albergo? Ma gli spostamenti devi farli su un pullman, deve essere isolato, nessuno può vedere gli allenamenti, quindi Ma poi, mister, c'è sarà anche un dura. altro particolare. La Serie B, ovviamente, rispetto alla Serie C, che è un po' più circoscritta a zone dell'Italia, beh, la Serie B riguarda tutta Italia. E allora io mi chiedo se dobbiamo, per esempio, andare a giocare a Pordenone, cioè magari alla Dacia Arena, come abbiamo fatto la scorsa volta, beh, è un problema, perché comunque quelle sono zone colpite. O magari una società che deve muoversi dalla Lombardia piuttosto che dal Piemonte per venire giù a giocare, da noi. È comunque una situazione rischiosa quella, una situazione da monitorare per bene, perché non è detto che magari una società che è al sud e riesce a gestirsi e a controllarsi diversamente, ma al nord, dove in un certo qual modo è l'epicentro di tutto, beh, lì la situazione è ancora più delicata. Si rischierebbe davvero di fare da un macello di quelli grossissimi. Ciro, però è pur vero che al di là del calcio l'economia inizierà piano piano a riprendersi, e ci saranno gli spostamenti in aereo Certo, della certo. gente che viene dal nord al sud, quindi è un problema che ci sarà sempre, quindi aumenteranno sicuramente, la sicurezza deve aumentare, e anche le cose che si facevano prima non si possono più fare, quindi non puoi chiudere, perché al di là del calcio, lasciando stare il calcio, non puoi chiudere e dire: vabbè, non si va più da nessuna parte, quelli del nord non vengono al sud e viceversa. No, si deve iniziare pure a farlo, anche se noi dobbiamo andare a giocare. Mister, ti ho riperso di nuovo, ecco qui. Sì, certo. Però qualcosa dobbiamo fare, Ciro, perché altrimenti, Certo. così, lasciando sempre stare il calcio, la gente muore di fame veramente, perché tanto operai, tante persone che devono portare il mangiare a casa, come fai? Se continui a tenere tutto chiuso, è impossibile. È impossibile. Sì, questo è vero. Mister, le ultime due, poi promesso ti lascio andare. Una è la tua considerazione, ovviamente non è calcio giocato, è divertimento
per quanto riguarda il nostro Cristian Esposito e il nostro Maurizio Sarcina, che sono in rappresentanza della Juve Stabia in questo che è il campionato B-Sports che si sta giocando. Juve Stabia in testa alla classifica, alla quarta giornata con 8 gare disputate, con 18 punti. Beh, volevo chiederti magari se avevi visto qualche cosa, se magari ti è interessato un po' la cosa. Non è calcio giocato, è un videogioco, si gioca appunto ad un videogioco, però è in un certo senso anche una sorta di passatempo. Ciro, t'ho perso. Mi hai perso, ti dicevo, Ciro, mister eccomi. del B-Sport. Mi senti, mister? Eccoti qua. Sì, Dicevo no, no, l'ho del sentita la B-Sport, di questo domanda. campionato. Sì. No, sinceramente non l'ho seguito tanto perché sto facendo tante cose a livello, sto Certo. programmando, cercando di programmare. Ho visto, ho sentito, ma non mi sono tantissimo interessato. Quindi non so darti una risposta perché non Siamo mi in testa alla sto. classifica, però. Ah, bene, allora un risultato molto positivo, dai. Adesso Sì, inizierò a seguirla. mister, No, l'ultima sinceramente non l'ho seguita. invece che ti faccio, tra l'altro si giocherà stasera, c'è la doppia sfida di Cristian Esposito contro il Crotone. L'ultima invece, mister, ovviamente è il tuo saluto al popolo stabiese in attesa ovviamente della ripresa dei lavori. Ciro, non ti ho sentito, mi ripeti la domanda? Sì, dicevo, mister, l'ultima considerazione è sul popolo stabiese, il saluto, il tuo saluto. Ovviamente bisogna sempre continuare a restare a casa, rispettare ciò che ci viene appunto indicato, ma il tuo saluto ovviamente al popolo stabiese in attesa di quello che saranno poi, sarà l'inizio dei lavori. Mister? Eccoti, forse sì. Sì, Ciro, Sì, non eccoti. riusciamo con questa Il tuo linea. saluto ai tifosi della Juve No, ho Stabia. sentito la domanda. No, faccio un Sì. grossissimo saluto a tutti i tifosi, a tutte le persone di Castellammare, augurando veramente di ritornare prima possibile ai tifosi a sostenere la squadra, a stare vicino alla squadra, perché è sempre stato il nostro dodicesimo uomo in campo, la nostra tifoseria. E poi a tutte le persone di Castellammare, dove ho tantissimi amici, di continuare a stare a casa, continuare perché ancora è lunga, dobbiamo avere tanta pazienza, però sono sicuro che alla fine riusciremo. Abbiamo perché sembrerà strano, ma l'abbraccio che è un gesto che veramente adesso ti viene a mancare perché perché noi eravamo abituati, noi soprattutto uomini del sud, persone del sud, il nostro saluto è sempre stato non una stretta di mano, ma un grande abbraccio. Sia Esattamente. se magari le vede per la prima volta, noi siamo sempre stati calorosi, quindi questo mi manca. Speriamo di ritrovarci veramente presto e di continuare a fare noi, di ritornare a fare sognare e gioire i nostri tifosi. Quindi li saluto con immenso affetto. Ecco, mister, allora un abbraccio virtuale. Te lo mando io in rappresentanza di tutti, ovviamente anche i tifosi della Juve Stabia. Ti ringrazio ovviamente per questa diretta e ci diamo appuntamento appena possibile. Speriamo, dai, grazie a voi, un grosso abbraccio. Ciao mister, grazie, ciao mister. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo appunto ascoltato le parole mister Fabio Caserta, abbiamo chiacchierato con lui per una trentina di minuti, abbiamo toccato un po' quelli che sono tutti gli argomenti più importanti di questo momento. Io ve lo faccio rivedere ancora perché tra l'altro adesso risplende il sole nel cielo sopra lo stadio Menti, c'è una nuvola qui proprio alle mie spalle, però ve lo faccio vedere, guardate quanto è bello il nostro stadio. Questa è la nostra casa qui. E dove noi vogliamo tornare ovviamente a respirare nuovamente il calcio giocato, a respirare quella che è la vita di tutti i giorni, non mi resta
che ringraziarvi per quanto ovviamente avete per il tempo che appunto ci avete dedicato, per il tempo trascorso insieme a me, ma in particolar modo con mister Fabio Casetta. Un saluto a tutti i tifosi della Juve Stabia e, come dico sempre io, andiamo a vincere! Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza, diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia.